ragazzi, sono Biminchia Game. No, mamma! Mi sa che devo cambiare nome perché da tanto che non mi vedono e non sono più famoso. Anche su TikTok non... mi hanno bannato perché hanno detto che i miei contenuti non sono in linea con lo spirito di TikTok. Benvenuti signori, oggi parleremo della fenomenologia dello spirito di Hegel, l'antimateria. Quando ricevetti il mio quarto premio Nobel, però prima c'è da fare tutto un excursus storico, lo Übermensch kantiano, della formula scientifica per la macchina del tempo. Bella a tutti ragazzi, sono One Player Two Consoles e oggi... Bella a tutti ragazzi, sono Lion e oggi... Mike Shosh... Vabbè, vaffanculo! Oggi giochiamo, facciamo le recensioni... che sono bellissime e mancavano da un sacco su questo canale di merda. Allora, iniziamo subito col dire che la mamma mi ha comprato Fangry 6, che è una cazzata, mamma mia, guardate che c'è questo qua, che arriva con la macchina, lo devo ammazzare. Ma si sta fermo, non reagisce, e quindi è facile, ragazzi, difficoltà facilissima. Guarda questa pure, ferma, non reagisce. Ma che schifo è questo gioco, che schifo di gioco è? Questo qua, guarda, mi vede e spara al coccodrillo. Ma se io sono qua, guarda, sono qua, sparami. Sparami! E ora mi ha dato una pedata. Ma c'hai la pistola? Cosa non spari? Fa tutto così schifo, mamma mia, guarda, queste sedie. Queste, cosa sono questi, mamma? L'avvocato! Avvocato, che vuol dire avvocato? Mamma, cioè, praticamente ha divorziato con Ramon. E allora. Ma che c'entra ora l'avvocato, mamma? Guarda questo, guarda pure questo qua fermo. E poi gli sputa che lo devo curare. Ma perché si devono curare i nemici? E l'ho curato. Ma che senso ha? E poi lo devo riammazzare e ricurare. Avanti. Cosa? Oh, e poi praticamente tutto il resto del gioco si deve fare così e si deve correre con le macchine. Poi ci sono anche i cavalli che se... Allora, poi ci sono anche i cavalli. Solo che forse il tasto non è uguale a quello delle macchine per correre, perché questi muoiono. Va bene, allora, ci sono anche i cavalli. Come cazzo? Salta, salta, scemo! Mamma, non salta! È buggato, non salta! Puoi correre, se no ti sparo, mamma mia! Corri! Mamma, si vedono le palle del cavallo. Guarda, fermo, sei girato. Cosa fai? Sparami. Ecco, però dove stai sparando? La pedata. Poi mi sono fatto male alla gamba e si fuma il sigaro. Ma io questa cosa non la capisco proprio. Mamma, me li compri i sigari? Ma non puoi fumare i sigari. Minchia, mamma. Dai, hai visto, mi hai fatto perdere però. Io perché ti dico una cosa? Sono morto, ero così bravo. Ragazzi, oggi volevo portare anche su questo canale un retro game di quando ero piccolissimo, avevo tipo 34 anni ed è Assassin's Creed 2, uno che è americano che si chiama Ezio, che schifo è. Praticamente devo ammazzare così tutto il tempo, vedete, non funziona perché lui... Ma che vuol dire la macerata? È una cretinata, cioè prenditi una spada, cretino. Eppure io sto giocando molto bene, guardate, sto molto attento. Bella cazzata! Bella cazzata, bella cazzata. Dai, brigati, forza. Madonna mia, ma perché non muori? Mamma, oh, finalmente. Ah, c'è la pistola. Però fa schifo, non è in prima persona. Che è qua? Poi desincronizzato. Si dice morto, non desincronizzato. Che vuol dire desincronizzato? Mamma, che vuol dire desincronizzato? Allora, siccome nella lore di Assassin's Creed... Che cos'è la lore? Veramente uno schifo. E voto 0, 0! E signori, adesso vi faccio vedere un bellissimo gioco di calcio, il gioco di calcio migliore di sempre, si chiama eFootball 2022. Mi è costato solo 99,98€, sono andato in negozio di videogiochi, mi hanno detto il commesso, mamma ti racconto questo, è stato gentilissimo, perché mi ha detto mi devi dare 99,98€, però poi vai a casa e te lo scarichi, ed è tuo grazie al fatto che hai pagato 99,98€. Ma vedi che è free to play! Ma che vuol dire, mamma? Free to play significa che puoi giocare come vuoi tu. No, che vuol dire? È che è free to play nel senso che è gratis come Fortnite. No, vuol dire che puoi giocare come vuoi tu. Anche Fortnite, io sono andato al negozio e ho pagato 99,98€. Glielo dite pure voi. Ho pagato 99,98€ e poi a casa l'ho trovato dopo che avevo pagato, ovviamente. La prossima volta fammi andare a me al negozio. Ma che vuol dire, mamma? Lasciatela perdere, boomer, sei boomer. Free to play significa che potete segnare dove volete. Quindi... Cazzo, è difficile di me. Quindi potete segnare anche nella vostra porta e vale come gol. Guardate. Minchia, non mi fa segnare manco nella mia porta, in effetti. Allora, faccio così. Vedete? Vabbè, mi ha aiutato la CPU. Vediamo, rifallo. Lo rifaccio senza subito. Senza farti aiutare dalla CPU. Va bene, perché... Vedi, allora l'ho buttata... Hai visto? Hai visto, no, mamma? Ha segnato. Ha segnato, come no? No. Ha segnato, come no? Bellissimo, guarda. Voto... Vabbè, 10 penso che ci può stare. Non ne capite niente.
è diversissimo da tutti i giochi di calcio ed è fatto benissimo. Ed è il più grande successo. Non capite niente se dite che fa schifo. Basta. Ci vediamo alla prossima, ragazzi, da coso. Ah, vero, dicevo anche giù di bestemmioni, però non lo dico più perché adesso non bestemmio più perché mi chiudono il canale, mi hanno detto. Devi dire iscrivetevi, lasciate un like. Lasciate un like, poi? Abbonatevi. Abbonatevi? Ma con tipo a Topolino. Al... Che cazzo devono abbonare? Saluta! Ciao! Allora, mamma, siccome... Allora, questa è una telecamera nuova, non la so... Spegni, aspetta, la faccio una cosa furbissima. Ci metto questo microfono davanti e non si vede più. E così è chiusa, basta. Dai, basta, andiamo a mangiare. Così ti sentono il microfono. No, 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 aspetta. Spengo il microfono.